Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi, con Bowser, che è diventato gigante per combattere il suo stesso castello. Ora, in teoria, seguendo la linea logica di Bowser, dovremmo tornare proprio al suddetto castello. Oh, calmo, volevo beccare lui. Solo che è andata tutt'altra parte. Aia, che stronzo. Ecco fatto. Via anche questo. Oh, ma guarda un po', un Lucky Two reale. Questo sì che è abbastanza raretto. Perfetto, è esattamente quello che volevo fare, ovvero trovare il Fuffi blocco e provare ad aspirare il tizio qua dentro. Ma guarda un po', c'è della gente qui. Sai che per un attimo ho pensato che la corona mi avrebbe fatto danno? Perfetto. Perfetto. Ecco qua, ti ringrazio. E ora ti prego di crepare. No, sta uscendo. Maldetto. Mi avrebbe dato sicuramente un sacco di punti esperienza. Sicuro. Dai, ma oggi che cacchio di problemi ci avete tutti. Ecco questo. Dovevamo ucciderlo. Vabbè, non importa. Oggi tutti problemi di ritardo di colpi. Maledizione a voi. Lo so che avete preso 0 punti esperienza. Siete riusciti neanche a ucciderlo. Maledetti a voi. Allora. No. Lago Blue Bolla è il castello di Bowser. Ovviamente noi dobbiamo andare verso il castello di Bowser. Però, già che ci siamo, diamo un'occhiata. Esatto, che non si sa mai che cosa possiamo sbloccare. Vuoi volare da qualche parte? Vediamo. In teoria non ci serve. Vuoi lasciar perdere? Sì, volevo solo registrarlo. Tanto di qua non possiamo andare finché non otteniamo questa mossa. Però giusto per... Esatto. Non c'è nulla. E allora proseguiamo da questo lato. Lo sapevo benissimo, che non c'era nulla. Solo che già che eravamo lì, tanto valeva farsi un giro veloce. Ecco qua. Addio al girasole. E addio all'altro girasole. Non ci serve aspirarli perché tanto abbiamo già preso Fuffi blocco, anche se li indeboliremmo. Perfetto, speravo un po' più di danni, Addio. E addio. Tanto questi sono facili da tirare giù. Perfetto. E poi se riusciamo magari saliamo anche di livello già in questa zona, quindi ecco fatto, 5 monete in più. Allora, la cosa bella di questo pugno che abbiamo appena ottenuto è che ci fa saltare eventualmente, certo adesso è inutile, però ci fa saltare dei piccoli cliff, delle piccole, come posso dirvelo, delle piccole altezze, tipo qua. Sono abbastanza sicuro che ho bisogno dell'abilità. Dell'abilità che vi ho detto prima, la stessa che avevamo bisogno dall'altro lato. In questo momento la lasciamo lì. Voglio andare a vedere se qua c'è qualcosa, ma giusto spiccio la curiosità. Anche solo un nemico. Infatti bisogna andare di qua. E quello mi ha schivato. Allora, uccidiamo un attimo i girasole. Non l'ho preso mai. Addio. E addio. Dicevo, uccidiamo i girasoli. Questo via. Eh certo, secondo te io sono scemo. Ah, sì, sono scemo, va bene. Forse in realtà potrei anche respingerlo lo stesso. Potrei respingerlo anche quando lo fa
per dritto il colpo. E vai, siamo saliti di livello. Io continuo a pensare che questo gioco, a rispetto degli altri, abbia un input lag abbastanza prepotente. Preso! Yes! Non è che ci servisse principalmente le corna, però. Già che c'eravamo, era l'unico numero alto, ho detto prendiamolo. Ecco fatto. Preso. No, credo che quando lo lancia così non lo puoi proprio prendere. Ecco qua. Benissimo, adesso forse riusciamo ad ucciderli con un colpo solo, con una sola fiammata, il che è utile per noi questo. Allora, qui c'è, guarda un po', proprio uno di quei passaggi che vi stavo dicendo con il pugno. Io intanto do fuoco alle sterpaglie, che non si sa mai che ci sia qualche soldino nascosto all'interno. Ecco fatto. Ad ora questi sono stati i nemici, a parte il Goomba cicciotto, più semplici da tirare giù. No, non c'è proprio modo di prenderlo quando lo fa da davanti. Peccato, vabbè, non è che sia sta gran perdita di tempo, però perlomeno potevamo lanciarglielo già in faccia, proprio qua, dritto nell'occhio. Allora, ecco fatto. Fosse difficile. Tra l'altro non ho mai provato a evitare quel colpo schivandolo e basta. Magari in realtà è anche possibile proprio evitarlo e lui pshu, spara il proiettile da tutt'altra parte. Ecco qua. Niente, ci ho sperato. No, ecco fatto. Speravo, non so, almeno in una moneta, qualcosa per noi. Niente, sta zona è già finita qui. Perfetto, allora. Ecco fatto. Mi piace perché proprio l'abbiamo preso dal pugno prang, contro il muro questo. Allora, calmi. Perché in teoria... No, va bene, non importa. Allora, puntavo a passare da lì in questo buco, però forse effettivamente ho provato a fare una mossa di troppo. Allora, altri fiori, che per fortuna devastiamo con una fiammata. Ecco fatto. Devo provare a schivarlo abbassandomi e basta. Ah, dovevo aspettare un attimo, stupido. Ecco fatto. No, se mi abbasso mi colpisce. È stata curiosità spicciolissima, eh. Però almeno ce la siamo levata dalle scatole. Parabam pam 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 pam. Proseguiamo. Allora, effettivamente ci sarei potuto arrivare anche da solo, però già che eravamo lì ho detto proviamoci. Non ci cambia nulla. Siamo nella direzione giusta, eh? Perfetto. Allora, facciamo una cosa. Facciamo un salvataggio. Torniamo un secondo indietro, ma giusto per scrupolo, per vedere se abbiamo lasciato qualcosa dietro. Ecco qua. Addio. Addio anche a te. E tu non fai eccezione. Morti? Yes, benissimo. Pam 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 pam. Altro pochino e ancora Bowser sale di nuovo di livello. No, aspetta. Sai che forse riesco ad arrivare anche sulla piattaforma da questa piattaforma? Di qua non c'è più nessuno, giusto? Allora, proviamo un attimo a salire di qua, ma giusto per vedere se abbiamo lasciato qualcosa indietro. A parte, vabbè, i nemici. Ecco qua. Niente di complicato. Io ci vorrei continuare a provare a colpirlo mentre lo lanciano, però dentro di me lo so che poi non lo colpirei. Ah, troppo presto. Chi troppo vuole nulla colpisce, eh?
Peccato. Però almeno siamo saliti di nuovo di livello. Non so veramente cosa aumentare, perché io ti giuro non ho capito se è colpa mia o no, ma vedo delle statistiche davvero terribili. Cioè, per esempio, la velocità che non l'abbiamo quasi mai toccata, c'è solo un 4 e un sacco di 1. E vai. Per il momento non ci serve a molto i punti azione. Però più avanti sappiamo benissimo che ne abuseremo, lo sappiamo tutti. Allora, qua c'è una X che serve a Mario e Luigi, qua c'è un blocco. Dovevo colpirlo con una fiammata, ma va bene, non importa, un cazzottone fa sempre bene alla salute, giusto? No, troppo presto, vabbè. L'importante è che li colpiamo, poi se ci metto un attimo di più è solo un colpo alla fine. A proposito di colpo, aspetta un attimo. È già dallo scorso episodio o sbaglio che dovevo mettere l'equipaggiamento a Bowser? Abbiamo un anello robusto che fa la difesa, oppure zanne brucianti che ci aumentano il danno del fuoco. Io farei il fuoco, visto che qua ci sono tutti sti fiorellini. Abbiamo anche Mario e Luigi da aumentare, ma abbiamo solo i guanti attacco al momento. E sì, diamoli a Mario, visto che è carente di difesa, almeno lo facciamo attaccare. Va bene Bowser, speriamo che quel 20% in più di attacco di fuoco ci aiuti un attimo. Anche se effettivamente... aspetta, ma io sta zona non posso salire, o sbaglio? Eh no, mi serve un tubo giallo. Vuol dire che di qua ci ritorniamo, ok. Se l'avessimo usato prima, sto 20% in più di danno di fuoco, forse li uccidevamo con un colpo davvero i fiori. Vabbè, per il momento direi che non ci resta altro da fare che andare in direzione del castello. Eccoci di nuovo qua. Allora, ciao. Oh, monsieur, vedo con gioia che si è accorto di questo blocco. Che... non lo so. Che sto blocco? Ma è un blocco negozio. Con questo blocco potrà fare shopping in giro per il regno. Li ho disposti qua e là mentre cercavo il mio fido blocco. È magnifico, così ci potremo incontrare spesso. Bien, monsieur, cosa posso fare per lei? Se vuole posso ridarle energia. Non si faccia scrupoli quando ha pochi PV e pochi PA. Allora, sta gabola qua del ridare energia per 10 monete è sgrava, perché negli altri capitoli avevi un blocco cura, uno solo, dentro il castello di Peach, e nel primo capitolo non ce n'erano, a parte che esisteva nei... come si dice? Nei blocchi tagliati dal gioco, esisteva un cut content in cui c'era davvero il blocco di cura, però l'hanno tolto. Va bene, curami. On deux, toi, et voilà! E vai! Tutti i PV sono stati ripristinati! Allora, fammi vedere se c'è qualcosa di nuovo nel negozio. Hai un po' di roba difensiva. 55 di difesa. Costa un sacco, però ci dà un po' di difesa, ma al momento potrei anche soprassedere. Mentre questo ci aumenta il danno dei pugni, che è il contrario di quello che abbiamo adesso. Io lo comprerei, ma non lo indossiamo subito. Vuol tentare la sorte con una tessera fortuna? Certo. Grattiamo questo spazio qua. Un po' che culo, ha trovato il terzo premio. Felicitazioni. Ecco lei il 10% di quello che ha speso. Grazie. È stato incredibile. Va bene, basta così. Copri qualcosa. Strumenti, vediamo che cos'hai. Non penso ci sia nulla di utile al momento. E infatti direi che con i polli normali ce la caviamo benissimo per il momento. Controlliamo anche i fuffi blocchi giusto per scrupolo. Allora, ci manca uno alla spiaggia, solo che non l'ho trovato. Credo che questo qua lo troviamo facendo backtracking più avanti, mentre questo lo troviamo adesso su questa strada. Benissimo. Mi sembra che abbia trovato qualche fuffi blocco. Quando può passi a portarmi? C'è una ricompensa che l'aspetta. Basta, grazie. Ok, possiamo proseguire. Allora, lì ci sono dei blocchi che servono a Mario e Luigi. Ecco fatto. Allora, qua ci serve di nuovo la stessa abilità che abbiamo visto prima, quindi per il momento non possiamo fare nulla. Proseguiamo. Allora, 50 monete, di qua non si passa.
Di qua si cade solamente, ma giusto per scrupolo. Vediamo se c'è qualche blocco da prendere, come al solito. Ecco qua. E ora proseguiamo. Oh, ma guarda un po'. In teoria credo che questo qua posso aspirarlo. Tra l'altro, se non mi ricordo, devo proprio bruciarlo e poi farlo uscire da lì. Devo proprio scottarlo. Esatto. Vediamo se ho ragione. No, e ho sbagliato. Ho sbagliato tutto il tempismo. Vorrei provare ad aspirarlo. Su, su. Ah, che stronzo. Vabbè, dai, non importa. Dritto, dritto. Bravo che adesso ci crepi. Allora, non ho capito se il... come si chiama? Il risucchio mi servisse per aspirare anche lui. Però mi sa di no a questo punto. Quindi ciuccia e muori. E abbiamo ottenuto uno sciroppo e un fuffi blocco, che era la cosa più importante delle due. Allora, guarda un po' dei rulli. Certo, ti piacerebbe, eh? Ti sarebbe piaciuto. Volevi. Però scusami, non me l'ha fatto aspirare. Ah no, vedi, ce la fa, ce la fa. Ora sono libero. Ah, così. Eh no, allora no. Allora piuttosto davvero lo uccido. Vieni qua, tipo timido. Allora, aspetta un attimo, perché di qua si prosegue. Questo vuol dire che se vado di qua, forse... Esatto. No, ti prego non dirmi che lo stesso bracciale che ho appena comprato. No, questo aumenta l'attacco e basta, in generale. Questo invece 20% solo al pugno, ok. E in realtà quasi sarebbe meglio questo, però... Sai che ti dico? Per il momento, visto che non mi sembra che ci siano nemici da colpire con il fuoco, facciamo cambio. Ecco qua. Anche se quell'anello robusto forse lo usiamo più avanti. No, io non ho trovato altri gusci, vero? No, di gusci no, però... Probabilmente ne troveremo qualcuno nel castello. Molto probabile. Proseguiamo da questo lato. Ecco fatto. Che fame! Voglio uscire. Sì, lo sapevo che erano i tipi timidi. Ho mal di schiena. Mi fa male le gambe a stare in piedi. Dove sei? Sono Bowser. Oh, ma guarda un po', i tipi timidi. Quelli possono essere utili effettivamente. La cosa buona è che veramente non è neanche un enigma. Somma Bowser, siamo fuori! Sua maestosità maestosa! Grazie! L'unità tipo timido sarà al tuo fianco, ora puoi usare l'attacco speciale tipo timido. Vuoi provare l'attacco? No, ti ringrazio per il momento. Bene, seguitemi! Andiamo, finalmente siamo liberi! Eravamo sicuri che il grande Bowser ci avrebbe salvato! Muovetevi, scemi! Ehi, basta chiacchiere! Smettete di blatterare! Muovetevi! Sì, signore! Stupido Bowser. Però abbiamo ottenuto l'unità tipo timido, che è anche buono come attacco in realtà, eh? E non è neanche male al momento. Quindi, tutto riguadagnato. Vieni qua tu. Ehi! Tizio timido! Dove è andato? Ecco fatto, 10 monete addirittura. Allora. Ehi, è il mio castello quello. Ah, che bello. L'ho fatto costruire con pietre laviche. Mi piacevano, erano davvero fighe. Allora, io ti direi, ammazziamolo a pugni. 74. Ti piacerebbe, scemo? Sai cosa? Uccidiamolo col fuoco. No, il fuoco non funziona. Lo scotta e basta. Ecco fatto. Riprovaci se vuoi.
ma non ce la farai contro il sommo Bowser. Allora, andiamo anche di qua. Tiriamo cazzotti a destra e a manca. Forse avrei dovuto colpirlo col fuoco, ma giusto per farlo, per farlo uscire. Tanto non cambia, l'importante è che lo colpisco. Ecco fatto. No, e dai, sono sicuro che riesco a colpirlo una volta che fa l'ultimo colpo dall'alto. Però direi che è andata bene lo stesso, no? Proseguiamo e... allora, qua c'è una X che serve a Mario e Luigi. Dovevo colpirlo di nuovo con la fiamma e non l'ho fatto. Ah, perché lui era già fuori, per quello. Ciao. Quello lo catturiamo. E in realtà non volevo uccidere anche questo, però vabbè. Giusto per far livellare Mario e Luigi, che gli manca, credo, un punticino per salire di livello. Dio mio, Mario, oggi tempismi. Cioè, sta facendo Luigi oggi la parte dell'eroe. Che in ogni caso lo è. Ricordiamolo che Luigi è bravo. I got it! Allora, non te lo meriti però, Mario. Sappilo. Non ti meriti di aver fatto questo livello oggi. Preso. L'unico 4 che c'era e siamo riusciti a prenderlo. Gigi, tu invece? Che cosa aumentiamo oggi? Non ne ho idea. Potrei aumentarti sempre le difese anche a te, magari, o la velocità. Preso. L'unico altro 4 che c'era in difesa. Che, beh, effettivamente difesa dobbiamo aumentarla, però sarebbe di utilità anche aumentargli l'attacco. Sarebbe di aumentargli l'attacco a Luigi anche. Oh, ma guarda un po'. Ma sai cosa? Quasi quasi lo lascio lì. Volevo vedere se riuscivo a colpirlo con una fiammata, ma non ce l'abbiamo fatta. Ecco fatto. Che poi non so. Ah, fa l'allarme. Chiama altra gente. Allora sì. Allora sì, ti devo aspirare. Ecco fatto. Beh, è utile anche per magari livellare un attimo, per far arrivare più gente da uccidere. Però sai com'è, forse a volte meglio non esagerare, eh? Facciamo uscire anche l'altro. Su, dritto dritto. Preso in pieno. Che codardo. Sono stupido. Qua ho perso il... veramente il giro, perché non ho visto dove era il primo e li ho confusi. Quindi dritto, dritto, dritto. Vai, riprovaci se vuoi, scemo. Morto? No, è ancora vivo. Su, dritto, su. Ecco qua. E ora ti ammazzo, scemo. Fatto. 40 punti sono un po' pochi, ma meglio di nulla. Allora, di qua, se non sbaglio, altra zona per Mario e Gigi. Proviamo un attimo ad andare di qua. Ok, forse prima devo andare di qua per vedere giusto se c'è qualche blocco da prendere. E ovviamente no, era solo una zona per Mario e Gigi. Va bene, proseguiamo da questo lato. Aspetta, qua non c'è nulla. Che sta succedendo qui? Nobile Grugnosauro, Bowser sta arrivando. Grunf, io mi vendico. Piano Alfa, tutti prendere posizione. Si è ricevuto. E che cazzo, il mio castello! Cosa intenzione di combinare adesso? Beh, non importa, ribatterò colpo su colpo. Fammi solo vedere una cosa. Ok, no, non c'è niente da prendere qui nelle fondamenta. Sarebbe stato interessante. Allora, andiamo a vedere se
possiamo fare qualcosa per tirare giù il nostro castello. Ah, volevo colpirlo con un pugno, non l'ho fatto in tempo. Dobbiamo, mi spiace per Bowser, ma piuttosto che combatterne due assieme, ne combattiamo uno solo dentro la pancia. Ecco fatto. La vera domanda è come fanno sempre Mario e Luigi a trovarsi nel posto esatto prima di una battaglia. Allora, beh, 40 punti ce li siamo presi per qualche motivo. Prima non li abbiamo... non li abbiamo presi 40 punti esperienza. Su, su e basta. Dai! Questa volta ho fatto il tempismo giusto e non me l'ha preso lo stesso. No, aspetta. Quello ce lo prendiamo, perché non voglio altri intrusi nella mia battaglia. Perfetto. Mi chiedo se l'allarme può scappare da qua o se eventualmente chiama rinforzi dentro la pancia di Bowser. Sarebbe assurdo, ma non mi sorprenderei, sinceramente. Ecco fatto. E Bowser sale per l'ennesima volta di livello. Bravissimo patato. 8 punti attacco, mica male. Preso! L'unico 5 che c'era. Non ci serve neanche troppo i PV, però sempre meglio aumentarli, no? Sempre meglio portare in alto anche quelli a una certa. Aspetta. 3, 2, 1. Ah, mancato. Preso in pieno. Non so perché mi me lo aspettavo che arrivasse di nuovo l'allarme anche a questo giro. Ecco fatto. Su, su e basta. Comunque il tempismo del pugno c'è, solo che il gioco giustamente non te lo rileva. Dritto su. Quell'otto in attacco che abbiamo ricevuto è stato sicuramente molto buono. Aspetta, ecco fatto. Eccolo qua, già arrivato. Gian Pasquale, eccolo qui. E il tascategnaccio è libero di nuovo dalla maledizione. Che poi... io poi parlo sempre in maniera iperscientifica, ma come fa questo ad andare in una zona in cui combatte e probabilmente l'altro vermicello invece l'abbiamo digerito nello stomaco? Boh, vabbè. È come quando mangi il dolce, che per il dolce c'hai sempre uno spazio. Allora, aspetta. È il mio castello, cacchio. Gruff, gruff, gruff. Bowser ha coraggio, essere grosso stupido Koopa. Koopa, Koopa. Mi ha chiamato, signore? Io no, ha chiamato. Bowser, io distruggere, stacca guscio tartaruga rompe osso. Tartosso, tartosso? Mi scusi, per caso mi ha... Io no, ha chiamato. Come stavo appunto dicendo. Bowser, oggi io non risparmio a te come ultima volta. Ma che accidenti, Blattery! Sta zitto e fatti sotto! Scemo! Tu prepara la tua sconfitta! Tutti pronti? Io sto per attivare grande arma, idea di l'orso ghigno! Super Ultra Wunder Ultimate Glamour Hyper Mega Ferrosfera! Fuoco! Cannone Alfa, vai! E no, di nuovo! Tocca a noi, Luigi. Andiamo, Mario. No, era il contrario. Era il contrario. Dobbiamo dargli un po' di energia. Ton tan, ton tan, ton tan. Ton ton ten, ton ton ten. Ton ton ten, ton ten. Ton, ton, ten, ton. Ok, è andato un po' troppo piano. Tetto, te, tetto, tetto.
tetto, tetto, to, tetto. Perfetto. Dai, più veloce. Poppe, pompe, poppe. Tutto tetto, tutto te. Tutto tetto, tutte. Tutto tetto, tutto te. Tutto tetto troppo presto, mancato il tempismo qua. Tutto tutto tetto tutto. Ultima fase. To te to te. To 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 dai. To to te 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 to te. To te to to te to te. To to te to to te te. To te to te 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 to. Te to te to te to to te. Te to te to to te to te. Perfetto. Cazzo! Castello cade! Il mio povero castello, eh? Grosso gradasso impertinente. Scemo, però. Il mio povero castello. Te la farò pagare! Effettivamente non è stata una grande idea, però. D'altra parte, cos'altro potevi fare, Bowser? Giustamente. Va bene, andiamo dritti verso il castello e... No, poveraccio. Mi sembra di essere il cattivo della situazione. Ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!